Portare la musica a tutti e farne un vero e proprio diritto sono alcuni degli obiettivi di Libere Voci, un coro per le voci e le mani bianche dedicato ai bambini dai 7 ai 13 anni. Il progetto non sarà solo un'esperienza di tipo musicale e culturale, ma di integrazione e di inclusione sociale, a cui potrà prendere parte anche chi ha delle disabilità. Libera Musica è un'associazione culturale che nasce per unire il mondo della musica e il mondo della solidarietà e dell'infanzia. Per cui il primo progetto che presenteremo, una fase sperimentale del progetto che avverrà nei mesi di aprile e maggio, avrà due sedi, una a Fano presso l'Istituto Comprensivo Nuti e una a Pesaro presso l'Istituto Luigi Pirandello. E proprio all'Istituto Comprensivo Matteo Nuti di Fano, venerdì 10 aprile alle ore 18, si terrà la presentazione ufficiale dell'iniziativa. Il laboratorio poi avrà inizio venerdì 17 aprile nella stessa scuola, mentre a Pesaro martedì 14. Tra questi possono partecipare anche persone con problemi di sordità. Sì, assolutamente, perché il coro Libere Voci nasce proprio dall'esperienza che è stata fatta in Sud America, dai cori di Mani Bianche, che sono cori fatti per far cantare con le mani anche bambini sordi, ma non solo sordi, diciamo. Il coro è aperto proprio a tutti, a tutte le disabilità, a tutti i bambini che lo vogliono fare, anche che magari hanno problemi economici o problemi di altro tipo, ma vogliono comunque fare musica insieme. Questo è l'idea, lo spirito e l'obiettivo della nostra associazione.